Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Grash of Sphere ed oggi affronteremo, esploreremo e batteremo la palestra di Ceneride. Siamo arrivati ormai a Ceneride, ragazzi. Nella scorsa puntata, anzi nelle scorse due puntate, abbiamo affrontato l'isola di Izabe, che è una location esclusiva dell'anime di Pokémon, non esiste nei videogiochi, quindi se ve la siete persi andatevela a recuperare dalla pratica playlist in descrizione oppure nel primo commento. E quindi, senza ulteriori indugi, vi ricordo di lasciare sempre un bel mi piace, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Andiamo ad esplorare Ceneride e prepariamoci a battere il capopalestra Adriano, o Juan in inglese. What do you think of my flowers? Non penso niente dei tuoi fiori, ti ricalpesto, ecco fatto, ciao. Allora, eccoci qui, c'è già la palestra, volendo potremmo entrare. I'm so nervous, should I go in? Attenzione, Juan is so attractive, a gym leader and coordinator, that's almost too much. Attenzione, questa è partita ormai per Juan, le piace troppo. Allora, esploriamo un po' questa Ceneride. Salve. Non è fantastico Juan, o meglio Adriano? He once won the Grand Festival, una volta vinto il Grand Festival. Chissà se ci andremo anche noi nelle prossime puntate al Grand Festival, eh? Potremmo, effettivamente. Potremmo andarci. How did you get here? It's been a long time since we have a visitor. You have to tell me, okay, come siamo arrivati qui, è tanto che non vedevo che non avevano un turista. Ignora mio marito. Gli piace rompere le balle alle persone nuove. Fantastico, bel marito che hai. Allora, salve. Ho fatto cadere un oggetto laggiù. Come lo vado a prendere? È un problema. È un problema. Non lo potrei più recuperare. È perso per sempre. Salve. Ti piace Magikarp? Se ti piace, prendi questo. Elisir, grazie. E tu invece? Ti piace Feebas? Ah, ti piace? Beh, prendi questo e ci dà un etere. E fa sempre comodo questi strumenti, eh? Nel caso in cui fossimo un po' in difficoltà, tac, si usano e via. Quello strumento là mi sa che è tipo irraggiungibile. Vediamo, eh. Andiamo da questa parte. Vediamo cosa c'è di qui. Ah, uno strumento, vediamo. Una proteina. Ok. Mentre qui sotto nada. Da questa parte niente. E quella casa, io mi domando come qualcuno faccia ad entrarci. come si può entrare in quella casa? Vabbè, dettagli. Andiamo nel centro Pokémon. Ecco fatto, diamoci un'accurata volante Pokémon. Ecco qua. Salve. Pensi che siano migliori? Pensi che sia migliore Wallace o Juan? Wallace era il terzo capo palestra, Walter. Beh, tra Walter e Adriano, penso che sia ovviamente il migliore Adriano. Adriano è così fantastico. Vorrei saper combattere come lui. Ho combattuto qualche volta con Juan. Ho sempre perso di proposito, così posso tornare a combattere. Vabbè, ma dai, ma quanto sono infoiate queste, scusatemi. Allora, nel frattempo vi faccio vedere che ho dato una sistemata ai Pokémon nel box. Il nostro Pokédex di Hoenn è ancora abbastanza scarno, però non così malaccio, vedete? Qualcosina inizia a popolarsi. Abbiamo anche qua la linea evolutiva di Baltoy. Ah, Light Clay, aspettate, prendiamola. No, non marca. Item, yes. Qualcosina inizia a popolarsi, anche quelli Snorunt. Beldum. Beldum che ci aveva regalato proprio Adriano, forse. Non mi ricordo chi ci aveva regalato Beldum, era un personaggio importante però. Allora, ritorniamo qui. Tac. Ok. Salve. The city used to be caved in from all sides. It's a good thing we have a way out now. Ok. Ora possono avere effettivamente una via d'uscita. Complimenti. Vorrei che Juan mi notasse anche solo per un minuto. Qua è pieno di ragazze infogliatissime. Ma era così anche nei videogiochi normali? Anche in Rubino, Zaffiro, Smeraldo, che voi ricordiate? Questa città porta con sé molta storia di Hoenn. La cava, la grotta dell'origine, non so come venga tradotta in italiano. Ne ha davvero tanto. Ne ha davvero tanta di storia. Cave of Origins. Grotta delle origini? Caverna delle origini? I tried to battle once, Juan once. Ok, questo ha perso contro Juan. Ha incontrato Juan. Questi sono forse solamente leggerissimamente ossessionati da Juan, posso dirlo?
Posso dirlo? Allora, dai, a questo punto direi che possiamo andare a battere la palestra. Non c'è molto altro da fare in questa città. Allora, dato che userà Pokémon di tipo acqua, noi ovviamente andremo con Sceptile. Abbiamo dato il condivido esperienza a Snorlax e l'abbiamo tolto Corphish. E via, andiamo. Allora, salve Guido. Juan, o meglio Adriano, usa Pokémon di tipo acqua. Sono deboli contro erba e elettricità. E sono forti invece contro fuoco, terra e roccia. Inoltre, le mosse di tipo fuoco, ghiaccio, acciaio e acqua non gli fanno molto danno. Ok, iniziamo. Salve nuotatore. Ah, non mi vedi qui? Ok. Oh, a Challenger. Certamente. Andiamo ad allenare il nostro Sceptile, che sarà il mattatore di questa palestra. Probabilmente sarà solo lui. E in caso Pikachu, quindi questa palestra sarà davvero una cavolata. Dato che ho due dei miei Pokémon più forti che sono super efficaci su di loro. Altro Lugdunk. Quasi quasi contro Lugdunk avrei potuto mandare anche un altro Pokémon. Per allenarli un po', tipo Corphish. Lugdunk, sì, dai, mandiamo un altro Pokémon, mandiamo Corphish, così si prende un po' di punti esperienza. Vai. E andiamo di Crunch. Ok, altro Crunch. Flagello, che non dovrebbe farmi troppo danno. E Xissor. Fortunatamente non ha fatto flagello lì perché mi avrebbe fatto molto più danno, anzi si è suicidato. Fantastico, bravissimo Luftisk. Ok, proseguiamo. Ready to roll? Ma ovviamente sì. Contro Azumarill. Andiamo di Energy Ball. E addio, Azumarill. Livello 47 per Sceptile, Snorlax a livello 33. Ah, tra l'altro, nello scorso episodio, non so se mi avete scritto nei commenti perché sto registrando questo episodio esattamente dopo quello precedente. Quindi, non so se mi avete scritto nei commenti, ma mi sono accorto che ho preso lo Snorlax sbagliato in squadra. Avevo preso uno di quelli che avevo catturato dopo, perché si poteva notare dal fatto che avesse una Velox Ball come Pokéball di cattura. Questo è quello vero, quello che ci hanno dato loro come Snorlax iconico. E come natura ha purtroppo quella che gli abbassa l'attacco speciale. Oh, siamo sempre stati sfigati con le nature in Pokémon Fire Ash e continuiamo ad esserlo. Però gli aumenta la difesa. Vabbè, è così. E come mosse ha Icy Wind, Shadow Ball che gli ho insegnato, Headbutt che l'altro non aveva e gli ho lasciato, e Ice Beam che gli ho insegnato. Non so che altra mossa potrei insegnargli, in caso magari scrivetemelo nei commenti, al posto di Icy Wind. Ok, proseguiamo. Salve, nuotatore. Vorrei entrare in acqua con te. No, non voglio entrare in acqua con te. Se fossi stata una bella ragazza, magari sì. Però, te no. Allora, Carvagna. Andiamo di Energy Ball per non prendere danno dalla sua carta vetro, pelle vetrata. Wailmer. Ma quasi quasi sapete che posso anche cambiare Pokémon contro Wailmer. Mandare magari su Hello per fargli prendere un po' di punti esperienza. Vai su Hello. E andiamo di Volo. Ah, lui usa rimbalzo. No. Dai, che stronzo. Mi ha pure paralizzato. Perfetto, grazie. Cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Sceptile di nuovo. Niente, Swellow, hai fatto una figura barbina e torna in squadra. Niente, hai fatto davvero male. Andiamo di Leaf Blade. E addio, Wailmer. Perlomeno un po' di punti esperienza su Hero si riprende comunque. Poi Sharpedo, lasciamo Sceptile. E andiamo di Leaf Blade. Ah, eccola qua, Rough Skin. Che ci fa male giustamente, l'evoluzione di Carvagna. Ed infine Goldeen. Ecco, contro Goldeen possiamo andare Corphish. Penso che potrebbe essere in grado di batterlo, penso che possa essere in grado di batterlo. Dai, andiamo con. Forse Crabhammer gli fa comunque più male delle altre, ma probabilmente sì. Fa comunque più male di Sgranocchio, vediamo, Pur essendo poco efficace. E più o meno. Più o meno gli fa lo stesso danno. Lui continua a usarci cascata. E noi andiamo di Sgranocchio, finendolo. Perfetto. Lovely day. Ah, fantastico, guarda. Davvero fantastico questo giorno. Andiamo a battere anche questo nuotatore con il nostro Sceptile. Ma nel campo solo Goldeen. Wow.
Che dedizione devi avere per dedicarti anima e corpo ad un solo stupido pesce che viene one-shottato? Ok, Snorant è salito anche con lui di livello. Andiamo con lei allora. Guardalo lì sopra Adriano, tutto fiero. Brianna, ok, che manda in campo Clamperl. Andiamo di Elif Blade. Perfetto. Poi l'ombre, si cambia un Pokémon e mandiamo Swallow, anche se è paralizzato. Tanto dovrebbe fare l'assalto e dovrebbe comunque tirarlo giù. Non con un colpo magari, ma con due. Ah, anche con un colpo, fantastico. Almeno si prende un po' di punti esperienza e Corphish. Contro Corphish, sapete che potrei addirittura provare Snorunt? Proviamo Snorunt per la prima volta, vai. Contro Corphish di 3 livelli sopra. Andiamo di Shadow Ball. Ah, Razor Shell con Kilama, ci ha fatto malissimo. No, niente, cambia un Pokémon. E mandiamo... Mandiamo... Sceptile, per forza. Mandiamo lui. Anche se avremmo potuto mandare anche Torkoal, secondo me. Con tutta la difesa che ha, non sarebbe riuscito a tirarlo giù. Però vabbè, dai, facciamo Leaf Blade e via. Perfetto, chi è che manda ancora lei? Il suo ultimo Pokémon ed è Seeking. Energy Ball. E addio, Seeking. Livello 48 per Sceptile, ottimo. How dare you? Come hai usato? Andiamo a battere l'ultima allenatrice di questa palestra. Prima di andare dal capo palestra, Adriano. Tiffany. Che manda in campo Azuril. Dai, dimmi che ha Azuril, Meryl e Azumarill. Sarebbe carino. Allora, Leaf Blade su Azuril, che ovviamente non può resistere. Ok, Snorunt al 35, dovrebbe imparare Morso. Assolutamente sì, al posto di Icy Wind. Perfetto, Meryl, eccolo qui. Altra Leaf Blade. Ed ora manderà Azumarill. Sì, eccola qui. Predictata la squadra, vai, Energy Ball. Vabbè, Sceptile è proprio una macchina da guerra, eh. Fortissimo. A questo punto, torniamo velocemente a dare una curata ai Pokémon e prepariamoci alla battaglia contro Adriano. Eccoci qui. Curiamoci. E andiamo. Vediamo un po' cosa ha da dire Adriano, che non è da questa parte ma di qua. Pronti? Vai. No. Vai. Benvenuto nella palestra di Ceneride. Here you shall bear witness to our artistry. Dovrai portare rispetto, credo, alla nostra artisticità. Boh, non so come tradurre quella frase. A grand illusion of water sculpted by Pokémon and myself. Una grande illusione di acqua scolpita dai Pokémon e da me stesso. I hope you, spero che tu sia preparato perché questa palestra, questa lotta in palestra, is going to involve two different stages. Involverà, sarà composta da due differenti round. Il primo sarà una battaglia in doppio contro due dei miei Pokémon. E quando li sconfiggerai tutti e due, passeremo alla fase 2, che sarà una battaglia in singolo. With that, let us begin. Detto ciò, iniziamo. Andiamo ovviamente di Sceptile e nella battaglia in doppio... Manderei Swallow, dai. Conferma. Vai. Sileo e Seeking. Ok. Andiamo di Energy Ball subito su Sileo, bisogna tirarlo giù. E su Seeking andiamo invece di... Anzi, andiamo di attacco rapido su Sileo. Per essere sicuri che lo tiriamo giù. Ecco fatto. Non deve attaccarci con attacchi di tipo ghiaccio lui. Waterfall su Swallow va benissimo. Perché noi adesso usiamo un Energy Ball su Seeking e un volo. Ecco fatto. Addio. Energy Ball. Perfetto. Swallow si prende un po' di punti esperienza gratuiti. E abbiamo sconfitto Adriano. Eccellente. Eleganza pura. Va bene. Molto bene.
Ed ora via con la seconda battaglia, e si parte subito. Ok, ma nel campo Ludisk. Sapete che mi sa che avrei potuto scegliere più Pokémon? Mi sa che mi sono incastrato con due Pokémon, ma avrei potuto mandarne di più. Beh, noi intanto andiamo con due. Screech, che sarebbe Stridio, anche no, grazie. Allora, Whiscash, lasciamo Sceptile. Danno 4 per con Leaf Blade, mi sa che Whiscash qui. Non ha speranze. Ed infine chi ha? Milotic, giustamente. Il leggendario Milotic di Adriano. Andiamo di Energy Ball. Che non muore, infatti. Iron Tail, va bene. E altra Energy Ball. Bellissimo Milotic come Pokémon. Perfetto, abbiamo battuto anche Adriano. Battaglia spettacolare. Bellissimo. E abbiamo anche vinto un po' di soldini. Ti sei guadagnato la medaglia pioggia. Jingle della medaglia e anche questa MT. Bollaraggio, ok. Contiene bollaraggio e ha una possibilità di abbassare la velocità dell'avversario. Ti auguro tutta la fortuna del mondo nella Lega, nella sfida della Lega. Feel free to stop by if you ever wish to see a master performer o addirittura sentiti libero di passare di qua per vedere un performer di livello maestro, praticamente un maestro performer. Allora, andiamo a darci un'occhiata ai Pokémon qui. Ah, e appena entriamo appunto nel centro Pokémon, l'infermiera Joy ci dice: "Scusami, sei tu Glacial? Potresti venire qui un secondo?" Certamente. Ho avuto una chiamata da una ragazza di nome May, che sarebbe Vera, che ti stava cercando. Ha detto di incontrarla a Pacific Log Town, as soon as you can. Ok. Quindi, il prima possibile dobbiamo andare a Pacific Log Town. Ma ragazzi, attenzione, qui c'è un piccolo segretino nel gioco. Quindi, prima di andare a Pacific Log Town, che per raggiungerla, se non sbaglio, dovete andare a prendere il traghetto che ci ha portati qui, lui ci porterà a Pacific Log Town, ci sarà una cosa da fare, che vedrete nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!